A Napoli la solidarietà non va in vacanza. Il direttore della Caritas diocesana di Napoli, Don Enzo Cozzolino, accogliendo l'invito del cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo del capoluogo campano, si è attivato affinché dal 6 al 26 agosto, periodo di chiusura degli uffici Caritas, restassero aperte le porte di alcune mense per accogliere quanti in città vivono in condizioni di solitudine e di indigenza. L'iniziativa impegnerà circa 150 volontari. Nel mese di agosto quindi resteranno aperte la mensa della parrocchia di Santa Lucia in via Santa Lucia, aperta nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 13. La mensa della parrocchia di Santa Brigida in via Santa Brigida, aperta da lunedì, mercoledì e venerdì dalle 3 del pomeriggio alle 7 di sera. La mensa del centro La Tenda in via Sanità, aperta tutti i giorni dalle 7 di sera alle 21. E inoltre è attivo il binario della solidarietà, centro di accoglienza diurno, che si trova in via Taddeo da Sesta, nella zona di Gianturco.